immagine me la voglio ricordare. Certo che abbiamo fatto un casino pazzesco. Stanno ancora cercando di capire cosa succede. E allora noi questo V-Day lo vogliamo dedicare anche a quell'altra piazza, perché noi siamo la naturale continuazione dei nostri nonni e dei... Allora fatemi parlare, però. Siamo la continuazione di quei valori lì. Quella gente ha combattuto, ci ha lasciato la vita per dei valori, per darci una nazione libera, o quasi, perché non lo siamo ancora diventata una nazione libera, siamo quasi liberi, quasi. Se avessimo un decimo del cuore e del coraggio di quella gente lì e un centesimo dei coglioni di quelli lì, noi compiremo il lavoro per loro, italiani. No, ma poi non devo gridare, non devo dire parolacce, non devo dare nessun fianco a queste televisioni, ci sono tutte. Io voglio dare un benvenuto alle nostre vere televisioni, dalle quali prendiamo una sana informazione, e ci sono oggi. Un benvenuto alla televisione australiana, grazie che ci siete. Un altro, ti giuro, sono qui, un altro benvenuto a una che sprizza democrazia da tutti i pori ed è qui con noi, Al Jazeera, Al-Ham, un benvenuto alla BBC, un benvenuto alla CNN, un benvenuto a quello lì che mi riprende, che ho conosciuto, maresciallo, lo so che è della Digos. E adesso c'è anche la RAI, si stanno muovendo, hanno paura, avete messo paura, ma noi vogliamo, no, noi vogliamo tranquillizzarli perché le nostre armi non sono le spranghe, andare a sfasciare vetrine, le nostre armi sono scendere in piazza, mettere una firma, prenderli e le fermi. E la nostra arma principale è prenderli per il culo! Sì. Bene. Italiani. Italiani e italiane. Noi hanno cercato di tutto per mettere zizzania tra questa piazza. Tira giù la bandiera, per favore, grazie. Tiratele giù. Non è una piazza da bandiere questa qui. Questa è una festa del 25 di aprile che appartiene a tutti gli italiani, con o senza bandiera. Togliete le bandiere. Hanno cercato di tutto. Cercando di zizzagna, di mettere una piazza contro l'altra. Di dire gli amplificatori saranno girati uno contro l'altro. Abbiamo gli stessi amplificatori. Volevano farci diventare come Don Cabillo e Peppone, hai capito? Quando Peppone parlava, Don Cabillo tirava le campane per non fare sentire. Invece voglio dire a chi si è opposto a questa manifestazione che siamo tutti Pepponi e tutti Don Camilli.